I titani sono la prima stirpe di dei greci. Sono piuttosto grossolani e non troppo brillanti. Non sono neanche molto civilizzati. Come capo dei titani, Crono deve avere dei discendenti. Così si unisce con il sangue del suo sangue, sua sorella, la dea titana, Rea. Crono è terrorizzato all'idea di avere dei figli, perché teme che uno di essi possa essere più forte di lui e detronizzarlo. Il padre teme di essere scalzato dal figlio. È la psicologia umana. Quindi la soluzione di Crono a questo problema è quella di ingoiare vivi i propri figli non appena sua moglie li dà alla luce. Li ingoia uno dopo l'altro. Ovviamente i figli ingoiati da Crono sono delle divinità e quindi sono immortali. Restano solo intrappolati nel suo stomaco. Crono cerca di evitare che sviluppino un potere che consenta loro di togliergli il trono. Rea è sconvolta. Tutti e cinque i suoi figli sono stati inghiottiti vivi. E ora è di nuovo incinta. Ma stavolta ha un piano. Fugge e partorisce in segreto l'ultimo figlio, il futuro re degli dei, Zeus. Ma Crono si aspetta un altro figlio da divorare. Così Rea avvolge una roccia in una coperta e la porge al marito. Senza alcuna esitazione, Crono prende il fagotto e lo ingoia. Quindi il piano di Rea si realizza. Crono è indotto a ingoiare una pietra al posto di Zeus, che invece viene portato in una grotta di Creta, che gli antichi narratori chiamano le pieghe della terra. Zeus viene salvato dall'abilità di sua madre. È una storia incredibile. Zeus è scampato alla sorte dei suoi fratelli, ingoiati vivi dal loro stesso padre. Il titano Crono è diventato un dio molto potente. Ora è pronto per l'epica battaglia per il potere a cui è destinato. Deve vendicarsi del padre e liberare i cinque fratelli Olimpi dal suo stomaco. Ma soprattutto deve strappare ai titani il controllo del mondo.